Serio? Subito, vedi, papà, questi se ne faccio le zuppe. Questi erano anni belli in cui si predicava la pace. Bene, bene. Si predicava la pace, non che ci fosse. Ah, c'è via. Vietnam, c'era tutto la guerra. Scusa, gli ti predicavano la pace. Poi diceva da tutte le minghe, anche se no, i miei bisogna lo stare sì, c'è silenzio tra i rami della quercia, starnite che non sanno. Mille cilindri esplodono benzina, oscena e ma non sanno. Personaggio dell'arte isolana che praticamente unisce tutto quello che era l'arte, partendo dalla poesia ovviamente che anche lui compone, che insieme a Roberta Panizza ha cominciato a creare questa associazione, che prima si chiamava Le Noise o la Dila,
e diciamo che appunto che oltre alla poesia c'è tutto quello che raccoglie l'arte, arte che purtroppo non è molto seguita, infatti parecchi dicono ma non si mangia con l'arte, non è vero, l'arte è una cosa importantissima e come arte noi intendiamo tutto quello che è arte, Bruno intende tutto quello che è arte, che va appunto dalla poesia, dal canto, dalle fotografie, tutto quello che può raccogliere appunto ai eventi speciali, come anche noi siamo ospiti del grande Pasquale nella casa, diciamo, del circolo Il Dragone, dove Pasquale Di Costanzo, oltre ad essere un scrittore, poeta, è anche un grande artista, diciamo, sportivo, tanto è vero che ha iniziato proprio con lo sport agonistico combattendo. Io l'ho ricordato già sabato e poi lo rifaremo pure più tardi quando lo presenteremo. Pasquale fu il primo a fargli una telecronaca di un incontro di full contact. Però adesso quello che urge fare è presentare una delle più importanti artiste isolane ed è amante assai degli animali, anche io del resto credo un po' tutti amano gli animali, ma lei in particolar modo, e in particolar modo i delfini, tanto è vero che ha creato proprio un'associazione ed è nota non solo sull'isola e non solo nel nostro in Italia, ma diciamo in tutto il mondo, per quello che soprattutto la sua arte, che è quella di fare le fotografie, ma anche di stare insieme, di vivere insieme ai delfini nell'acqua, chi ha potuto assistere anche ai filmati oppure dal vero, ha notato come Katia sappia amare questi animali che sono così intelligenti. Io credo che i delfini forse sono gli animali più intelligenti che esistono, e comunque è una, diciamo, una, lei ci tiene molto, e proprio in occasione degli eventi farà il 12 dicembre, se non vado errato, la festa degli amici di Odo, dove ovviamente sono invitati tutti. Katia è un'abilissima, oltre a essere poetessa, fine editrice, infatti leggerà delle poesie dopo, è soprattutto una grande fotografa, soprattutto subacquea, ma anche non solo subacquea, dove oltre ad animare anche la natura riesce a immortalare con la sua macchina, non si distacca mai dalla macchina fotografica e dagli animali. Nei pressi dovrebbe esserci anche un cane che si porta sempre appresso, magari nella tasca, anche piccolino. Bene, allora io direi di passare subito il microfono a Katia, che ci spiegherà un po' meglio di questa situazione innanzitutto, e soprattutto di questo evento del 12 dicembre. Beh, il 12 dicembre è una consuetudine, siccome noi abbiamo tre sedi, una a Ischia, che vabbè, io ci tengo moltissimo a quella di Ischia perché è qui che è nata l'associazione Oceano Mare Delfis, anzi prima si chiamava solo Delfis, adesso si chiama Oceano Mare Delfis Solus perché ci siamo uniti a quest'altra associazione di Roma che, visto che facevamo la stessa cosa, siamo diventati più forti. E quindi adesso abbiamo una sede a Ischia, una a Roma e una a Rimini. E a Roma si festeggia il 12 dicembre con tutti gli amici dei delfini. E poi una data importantissima, il 13, 14 e 15 aprile, faremo di nuovo un workshop come lo facemmo a Negombo, però riguardo i capodogli. Quest'anno invece ci occuperemo del delfino comune che è in via di estinzione. Purtroppo ce ne sono rimasti solo due famiglie, una a Ischia e un'altra a Kalamos, un'isoletta della Grecia. In Mediterraneo questa specie sembra un paradosso, delfino comune, ma non è poi tanto comune perché ormai è in via di estinzione. E quindi verranno biologi da ogni parte del mondo, e questa volta si svolgerà a Regina Isabella grazie all'amichevole patrocinio dell'ingegnere Carriero. E niente, io volevo dire questo, noi avevamo avuto dal ministero dei soldi per monitorare i capodogli anche in inverno,
se non che a qualcuno è sembrato che fosse inutile, per cui ci hanno bloccati e quindi adesso quest'inverno non possiamo più lavorare con i capodogli, benché io abbia scattato 1200 fotografie 2 settimane fa, 2 miglia fuori da casa Micciola, 4 capodogli con i piccoli che io non avevo mai visto, perché quando nascono sono bianchi ed era una cosa bellissima vedere come giocavano sotto la barca, poi noi con il gommone siamo andati proprio vicino, insomma è stata una bellissima esperienza. E niente, quindi anche senza i soldi del ministero andiamo ugualmente avanti, però adesso ci siamo fermati perché fa troppo freddo, poi il carburante costa. Quindi io volevo innanzitutto ringraziare sempre Bruno, che è un artista, a parte il fatto che è un grande poeta, ma è una persona che ci crede, e a Ischia sono poche le persone che credono che l'arte si può anche mangiare, noi a volte la mangiamo, cioè la mastichiamo proprio, invece a Ischia molte persone dicono che con l'arte non si mangia, quindi con la cultura non si mangia, per cui siamo sempre gli stessi. Vorrei dedicarvi questa poesia bellissima che Angela Maria Tiberi ha vinto la 4ª edizione del premio 8 milioni, ha dedicato a Ischia, ma una poesia così bella che veramente mi è piaciuta moltissimo. E questo vuol dire che le persone che, io non so questa signora da dove viene, non so niente, però quando poi ho letto che lei non era di Ischia, ecco, sentite come lei parla dell'isola in questa poesia. Ischia, isola dei sogni e dell'amore, fai sognare anche gli increduli, i depressi per l'avidità del mondo. Mondo malvagio, senza limiti, che spoglia gli oppressi fino al midollo osseo. Sei un incanto. Neanche i poeti e i pittori illustri potranno immortalare in parole e colori la tua bellezza infinita. Sai farti amare anche dai rei, riconvertendoli ai valori eterni di vita. Ti amo per i ricordi che lasci anche a me, povera mortale. Io ho trovato che è bellissima questa poesia, veramente. Cioè proprio l'amore per un'isola che non è la sua. E invece gli isolani non amano l'isola, non tutti. Siamo pochissimi, siamo veramente pochi, perché purtroppo l'isola avete visto com'è ridotta. Tutti dicono che c'è una polemica, che esagero, che vado fotografando l'immondizia dei boschi, ma vi sembra giusto che la gente passa, non so, viene a Zaro, io abito a Zaro, e dalle auto buttano le buste di immondizia tra gli alberi. È una cosa indegna, veramente. Se tutti amassero di più quest'isola sarebbe molto più bella. Grazie. Grazie. E ringraziamo che abbia passato. Let's go.